Dopo Vangi nel 2016, Edgardo Mannucci nel 2017, ora è la volta dell'81enne Valeriano Trubbiani a esporre le sue opere a Palazzo Bracci Pagani. Il Museo d'Arte Contemporanea è stato gremito di persone sabato scorso per l'inaugurazione dell'Illimite Favoloso, un'antologica composta da 26 sculture di varie dimensioni e 15 disegni che ripercorrono oltre 60 anni del suo lavoro. Trubbiani, artista anconetano di fama internazionale, ha dato così il via alla stagione delle grandi mostre estive allestite dalla Fondazione Carifano. Esponente di un'arte materica, il maestro ha trasformato il metallo e ogni altro genere di materiale in figure fantastiche, animali e oggetti dotati di un'aggressività simbolica. Inoltre, dopo aver partecipato a 3 biennali di Venezia e a 6 quadriennali romane, Trubbiani ha collaborato anche con Federico Fellini per la scenografia del film E la nave va. Le sue opere si trovano esposte in diversi musei d'Italia e all'estero. Io sento un'emozione enorme perché ho sentito come un abbraccio veramente saturo di calore umano che non ho mai provato neanche dalle parti mie, anzi. È contento di esporre nella città della Fortuna. Io sono profondamente commosso e vi ringrazio. Viva Fano, Fanum Fortune. E che le porti un po' di fortuna anche magari, a lei. Magari. La mostra, che è stata presentata nel cortile del Nespolo dal presidente Fabio Tombari e da una docente che ha raccontato la vita, il pensiero e l'arte di Trubbiani, è corredata da un catalogo curato dal critico d'arte Enrico Crispolti. Non poteva mancare Trubbiani, un valentissimo artista, nostro conterraneo, molto bravo e nello stesso tempo molto modesto. Le opere che espone sono opere di grande valore. Questo spazio che abbiamo dedicato all'arte contemporanea con lui trova certamente una grande valorizzazione. La mostra si apre oggi, si chiude il 10 di giugno, è aperta tutti i giorni, meno il lunedì, nelle ore pomeridiane. L'ingresso è libero e quindi io mi auguro che molti con nostri concittadini e anche penso del nostro territorio possano venire a visitare queste opere che sono di grande bellezza e sono davvero uniche e certamente non torneranno presto alla nostra città per essere esposte.